There is something about you. Conosciamo raffinatissima Silvia Olari. Ciao Silvia, benvenuta. Ci sono, eccomi. A me piace tanto questo genere, stile Alicia Keys, no? Sì, esatto. Allora Silvia, piacere di conoscerti. Io personalmente ti ho seguito in Amici. Sì. Adesso parliamo di questo singolo, poi ci racconti però le tue esperienze, le cose che ti hanno portato fino a qua. E Silvia Olari esce non soltanto in Italia ma anche negli Stati Uniti, giusto? Sì, esatto, è un'uscita proprio a livello internazionale, mondiale. Ecco. Quindi è il primo album per me fuori dai confini italiani e quindi è un progetto sicuramente importante, particolarmente importante rispetto agli altri passati, proprio per questo motivo, però non solamente, nel senso che è stata una grande opportunità che mi è stata data e che insomma ho avuto l'opportunità di concretizzare poi ormai 2 anni fa, nel senso che ho lavorato per un paio d'anni con il mio produttore di questo progetto, Björn Johansson, che risiede a Stoccolma, e quindi ecco, la produzione è svedese, la distribuzione è americana tramite la Spectra Music Group, che è la prima etichetta indipendente degli Stati Uniti, quindi insomma una cosa importante. Ti gratifica ancora di più rispetto a quello che comunque hai avuto nel passato? Sì, sicuramente, ovviamente il mio percorso è partito dall'Italia. Il pubblico a livello nazionale mi ha conosciuto grazie ad Amici, però la mia storia cominciava molto prima, quindi da quando ero bambina, quando ho cominciato a studiare il pianoforte e il canto, e ho fatto tante esperienze fino a quando ho avuto questa esperienza televisiva che mi ha fatto conoscere appunto a livello nazionale, e poi da lì la musica è diventata il mio mestiere full time praticamente. Sono state tante cose, sono stati 2 album, uno nel 2009 e uno nel 2010, svariati singoli che ho lanciato fino a quando insomma la mia esperienza a Londra, dove ho vissuto 1 anno e mezzo, mi ha portato questo contatto lavorativo con Björn a Stoccolma, e quindi adesso eccoci qua, insomma. Quindi sono passati già da Amici, sono passati quasi 10 anni. E, insomma, io ho continuato comunque a fare il mio percorso. Amici è stata comunque la tua è stato il tuo trampolino di lancio, quindi sì. Da lì poi sei decollata, no Silvia? E sì. Come hai detto tu, fin da piccolissima hai cantato e naturalmente hai studiato pianoforte, quindi tu ad Amici eri già un'esperta, eri musicista, cantante, eri nel tuo habitat, giusto? Sì, sicuramente in relazione alla musica in modo particolare. Chiaramente la cosa nuova era l'esperienza televisiva, che si sa non sono esperienze semplici, nel senso che essere sotto agli riflettori insomma ti porta ad essere molto esposto, quindi essere esposto sia alle critiche, che sono quelle un po' più scomode, ma per fortuna anche ai complimenti in qualche modo, quindi è sempre un po' 50-50, e quel tipo di esperienza a me è servita molto perché mi ha aiutato a formarmi come persona, come artista, e in qualche modo a forgiarmi e a crescere. Hai partecipato anche a diversi concorsi, come per esempio al Festival di Napoli, e sei arrivata finalista, no? All'Accademia, sì, di Sanremo 2002, ha una, sì, voce per Sanremo. Sì, 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 sono state tutte esperienze che ho fatto partendo dalla mia realtà locale a Parma. E poi ho cominciato a girare e a farmi un pochettino le ossa più che altro. E poi lì è capitato insomma che in alcune situazioni venissi anche insomma ascoltata poi da persone chiaramente giurie di qualità, persone esperte, quindi mi sono messa molto in gioco. Esporsi a un giudizio è da sempre insomma sintomo comunque di coraggio, perché la cosa più difficile da fare è proprio quella di salire su un palco, cantare e poi sottoporsi in qualche modo a un giudizio. Di dove sei, Silvia? Io sono di Parma. Stavo leggendo che tu hai partecipato anche a uno stage con Gatto Panceri, poi mi racconti la tua esperienza con lui, che tra l'altro abbiamo avuto pochi giorni fa in linea per presentare il suo nuovo singolo. Sì.
Beh, sì, è stata un'esperienza, io mi ricordo, andiamo indietro di un po' di anni, ero ragazzina, era all'interno di un concorso e niente, praticamente lui ha tenuto questo stage dove ci ha dato, insomma, come tutte le varie masterclass, cioè ci vengono dati dei consigli, delle indicazioni a livello umano, a livello professionale. Mi ricordo che era stata una bella esperienza perché aveva detto delle cose, insomma, molto vere, molto utili. Fare questi incontri è importante secondo me, soprattutto nelle, diciamo, nell'età in cui li ho fatti io, 14-16 anni, dove comunque è un'età particolare, un'età di passaggio. Molte volte bisogna, insomma, avere una motivazione per continuare a fare questo tipo di portare avanti questo tipo di passione. E da sempre, insomma, i big come lui sono degli ottimi tramiti per schiarirci un po' le idee, per darci indicazioni, per darci consigli. Ecco, e a proposito di consigli e di qualcuno che ti guida, tu sei stata affiancata ad amici da Luca Jurman, quindi sì. Penso che anche questo sia stato molto formativo. Sì, assolutamente. Lui mi ha formato soprattutto a livello anche professionale, però a livello umano mi ha aiutato magari proprio con la sua tenacia e anche con la sua severità, perché è un vocal coach molto serio, molto che si dedica tanto, ha una dedizione particolare al suo mestiere, molto meticoloso, come giusto che sia, e lui mi ha aiutato anche in molti momenti dove magari, sai, stare in una situazione come quella di amici non è una situazione normale, cioè è una prova molto tosta per gente forte. Sì, stressante. Io, poi anche, no? Perché sì, continua. Sì, esattamente. Per cui, sai, come dicevamo prima, essere sempre sotto osservazione non sono cose, ecco, facili. Bisogna avere una tempra, insomma, una scorta dura. E lui, mi ricordo, mi ha aiutato anche in qualche momento un pochettino di transito, dove aveva capito che avevo bisogno di fiducia e me l'ha data. Mi ha seguito veramente in modo impeccabile. Lì proprio ad Amici il direttore artistico Balestra, se non sbaglio, sì, ti ha fatto firmare un contratto per una casa discografica molto importante. Sì. Raccontami questa emozione di un contratto così importante. Sono stati attimi, sono notizie, insomma, che uno vorrebbe ricevere tutti i giorni, anche perché lui era il direttore artistico della Warner, che poi è stata la mia casa discografica con cui ho firmato il contratto. Quindi mi sono ritrovata a firmare un contratto con loro, ad avere appunto un team che mi seguiva e ad avere proprio anche un singolo scritto da una penna molto importante, che è NEC. E infatti ho letto che ha scritto per te il singolo, esatto. NEC, sì. Sì, Fino sì. all'anima, che è il primo singolo e anche quello, ecco, più noto, che le persone conoscono in quanto era appena uscita dal programma, quindi era piaciuto molto, una canzone sempre sullo stampo R&B, quindi già c'erano le prime avvisaglie, diciamo, di questo genere musicale, che poi è stato ripreso in questo ultimo album, There Is Something About You. Però in realtà l'unica differenza era che Fino all'anima era un brano in italiano, questo album è un album tutto in inglese, ma il filo conduttore è assolutamente il genere musicale, quindi l'R&B. Noi saremo qui a parlare di te e delle cose che hai fatto davvero fino a notte alta, no? Però voglio citarne ancora qualcuna per far conoscere ai nostri ascoltatori il tuo spessore. Nel 2011 hai partecipato ad un disco che poi è stato certificato disco d'oro, in cui c'era Claudio Baglioni, c'era Mina, c'era Lucio Dalla e tanti altri, ed era il tuo pezzo era Acqua di Natale, sbaglio? Sì, era un featuring, quindi era un, diciamo, una collaborazione con Enzo Iacchetti, che si è occupato di questo progetto benefico, quindi era un disco benefico dentro il quale però sono finite questi nomi molto importanti e
questo brano appunto ho partecipato io insieme a Enzo, insieme ad altri artisti. Quindi è stata una cosa importante, anche perché era per uno scopo benefico. Esatto, era per uno scopo benefico. Ho letto anche che hai collaborato con Silver, concorrente di X Factor, che sai, è in promozione in questi giorni proprio qui a Radio Incontro. Sì, 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 Silver è un veramente una persona squisita e abbiamo fatto questo brano Nessuno è inutile, che abbiamo fatto questo duetto, è stata una bella esperienza. Se tu dovessi dire qual è stata l'esperienza più bella della tua carriera, quale diresti, quale citeresti? È difficile, è difficile, sicuramente questa di questo album è una delle più belle, e poi citerei Amici, sicuramente perché è stato l'inizio di tutto, e poi anche quando ho scritto un brano per Valerio Scanu, Lasciami entrare, fa, giusto? Il titolo della canzone è Un giorno in più, però fa parte dell'album Lasciami entrare. E questo è un brano che ho scritto per lui, perché lui mi ha detto: guarda, sto chiudendo l'album, mi piacerebbe avere un brano scritto da te. Tra di noi c'è una stima sincera da tanti anni. Nonostante siano passati quasi 10 dalla partecipazione al programma, e quindi ecco, io gli ho dato questo pezzo che a lui è piaciuto subito, l'ha inserito subito e poi l'ha messo nella sua lista, appunto nella scaletta dei suoi concerti. Insomma, è un brano che anche ai fan di Valerio è piaciuto molto, quindi è stata finora l'unica occasione che ho avuto per scrivere per qualcun altro, però è stato molto bello, un'esperienza particolare. Questo naturalmente ti impone sulla scena discografica anche come autrice, quindi è sicuramente un passo importante della tua vita. Sì, assolutamente. Questo pezzo è bellissimo, Silvia. Grazie. Davvero, io sono molto amante del soul, rhythm and blues, e quando l'ho sentito per la prima volta davvero mi è piaciuto tantissimo. Quindi ti faccio i miei complimenti, quelli di Radio Incontro. Il tuo singolo, come saprai, è in promozione e rotazione qui da noi ed è molto richiesto. Grazie. Quindi io ti faccio anche i complimenti, perché comunque, come ho già detto all'inizio di questa chiacchierata, noi ti seguiamo. Io personalmente ti seguivo già ad Amici. Grazie. E ho tifato per te, Silvia. Grazie. Ringrazio davvero te, tutti quelli che mi hanno seguito. Sono contenta di essere ritornata, perché è sempre bello dire: eccomi qua, sono di nuovo qui. Questo sì, in questo modo torno in una veste diversa per via della lingua, però comunque coerente con quello che è il mio mondo, e penso che ecco, questa sia la scelta più giusta che un artista possa fare. Vogliamo dare i tuoi contatti, Silvia? Sì, allora mi potete trovare praticamente dappertutto sui social, alla pagina Facebook, il mio profilo Facebook Silvia Olari, quello come utente, oppure come artista, sempre Silvia Olari. E poi su Twitter, su Instagram come Silvia Olari Official, per cui insomma se volete seguirmi mi trovate un po' ovunque, e poi chiaramente tutte le novità saranno postate e aggiornate sui profili social e niente, tutto qui, per cui insomma sapete dove trovarmi. Noi abbiamo dedicato una pagina del nostro sito a te, ma so che l'hai visto, sì, perché ce l'hai poi condiviso. Sì, sì, infatti vi ringrazio. Bene, pubblicheremo anche il videoclip di questo pezzo, se sì, ci dai il permesso, sì, e pubblicheremo. Oggi è in esclusiva, in anteprima su TGCom 24, per chi lo volesse vedere appunto in anteprima, mentre invece da domani sarà disponibile sul mio canale YouTube, e quindi lo potrete vedere sul mio canale tutte le volte che volete. E lo potremo condividere. Esatto, condividere dove lo volete, per oggi invece è disponibile per tutta la giornata di oggi su TGCom 24. Condivideremo anche questo e naturalmente pubblicheremo sulla nostra pagina YouTube anche questa chiacchierata con te. Grazie. Grazie a te, Silvia. Adesso ascoltiamo insieme il tuo pezzo, che è veramente bello, come dicevo. Lo sentiamo per intero. Vuoi annunciarlo tu? Va bene. Eccolo allora.
a tutti gli ascoltatori di Radio Incontro, Figliolari, con il nuovo singolo tratto dal nuovo album delle Something About You. Ciao Silvia. Ciao, grazie. In bocca al lupo, vive il lupo. Viva il lupo, grazie. Ciao. Ciao. Thing about you, the stare in your eyes. There's something about you, babe. Can't put my finger on it, but it's there. There's something about you I can't explain. Choose.